Beh, innanzitutto un saluto a tutti voi. Perché non sono facile a queste cose, ma essere qui stasera è come fare una gioiosa anamnesi della mia vita. Ho cominciato come cristiano nell'Azione Cattolica. Forse non credo che esistano più i vari stati che io percorso. Ma sono stato fiamma bianca, poi fiamma verde, poi fiamma rossa, poi a un certo punto dell'adolescenza si è passati ad essere giovani e poi sono approdato alla Fuci nel momento in cui, finito il primo anno, la Fuci di Torino veniva sciolta perché le condizioni di quell'anno non erano certo facili per la situazione cattolica. Un curriculum molto serio, grazie al quale ho potuto, perché allora si usava così, grazie all'Azione Cattolica, avere dei premi, tra cui un premio Roma che mi ha portato 8 anni da Pio XII, di cui conservo la foto mentre mi carezza la testa. Poi più tardi da Papa Giovanni a 15 anni, insomma, per me il percorso dell'Azione Cattolica è stata una cosa molto seria. Mi ha formato alla fede in un piccolo paese dove non era facile avere altre possibilità di cammini molto convinti. E posso chiederle cosa le ha detto suo padre quando lei ha rifiutato la candidatura per diventare monaco? Diceva quella storia lì dei figli. Ma ho detto una cosa di molto buon senso per una persona semplice come mio padre. In tutte le famiglie nasce un figlio scemo, io ne ho avuto uno solo ed era lui. Ma in quel periodo, poco prima di quel periodo, a scatenare quella scelta di diventare monaco, Enzo Bianchi va per 100 giorni dall'Abbé Pierre. Un giorno si mette a leggere la Bibbia in un posto dove era abbastanza visibile e l'Abbé Pierre lo ferma violentemente, gli dice: posa questa Bibbia, non sei qui per dare il buon esempio. E lui commenta, ed è qui che volevo portarla, dicendo: io venivo dalla mistica della testimonianza che avevo imparato in AC e scoprivo questa cosa. Allora, che cos'è la mistica della testimonianza? È una cosa così cattiva? E la vede ancora in noi, perché poi diamo anche testimonianze, ci siamo ancora, anche io sono del C ancora oggi, tra i tanti che siamo del C, la vede ancora in noi questa mistica della testimonianza? È molto difficile fare una rilettura di quei tempi, perché dobbiamo andare indietro di 50 anni, attenzione, non di poco. Certamente l'Azione Cattolica dava una formazione molto militante. Noi cantavamo convinti, credo che i giovani forse non lo sanno, che noi eravamo un esercito all'altare. Però cantavamo con convinzione. Notate che poi era poi falange iniziava prima. Quindi eravamo falange ed eravamo esercito. Il che non mi fece male, come vedete, non ho patito assolutamente di questa formazione, che unita a una formazione post-redentina cattolica dopo, mi aveva fatto arrivare come una persona molto rigorosa, estremamente severa, devo dire. Durante l'università ero solamente preso in giro per il mio rigore, poi attenzione, sono piemontese, quindi qualcosa di giansenismo nella nostra spiritualità c'era, e volevo dar testimonianza. D'altronde tutta la mia vita era cattiva questa cosa. No, era dar testimonianza.
abbastanza. E devo dire, se avevo scelto di fare la carriera politica, era proprio perché volevo essere un laico cristiano capace di dare una testimonianza. E la vede ancora questa voglia di dare questa testimonianza? È tutto cambiato. La testimonianza di oggi non ha più le caratteristiche della militanza di allora. È una testimonianza molto più mite, in cui si propone e non si ha nessuna volontà di imporre. Certo, è l'Azione Cattolica che mi ha dato la possibilità e la libertà di scegliere in quel momento, nel 65, di venire a sapere che in Francia c'è un certo avvenire. Non avrei potuto sapere se non avevo quel cammino di maturità che l'Azione Cattolica mi ha dato. Di scrivergli, e lui che mi risponde mi dica sì, sono alla periferia di Rouen, a Granchie di Vecchia. Sono andato, ho fatto 3 mesi e qualcosa con lui, allora la Bettier era poco conosciuto, vivevamo con dei delinquenti, chiaramente delinquenti usciti dalla galera, dalla legione straniera, alcolizzati. Eravamo una ventina e vivavamo in baracche sulle rive della Senna, di giorno raccogliendo stracci, portandomi lì. E certo, mi venne spontanea, perché questa era la mia formazione, che su un grande pietro, un grande bugio, se voi volete, di Ferrara, andare lì a pregare un po' durante il giorno. Con la lezione che avevo detto. Siamo ancora un po' sul tema, diciamo, di ieri, poi però andiamo a oggi e pensiamo a domani. E voglio chiedere a Marcello Sorgi, che si occupa di politica, se io dico Azione Cattolica, è la sua, nel suo archivio mentale immenso, quali file si accendono e sono file recenti, parliamo di politica, o file di qualche decennio fa? Lascia intanto che anch'io ringrazio di questo invito che ho fatto molto piacere, che Fabio Zalatano mi ha proposto di partecipare a questa assemblea. E ti rispondo così, guarda, ci sono alcuni file personali, se vuoi, cioè il mio primo incontro con la Siena Cattolica risale al 68, io sono di quella generazione, e il 68 italiano cominciò con i seminari sulle lettere a una professoressa della scuola di Bardiano, da Milano, no? E a questi seminari partecipavano giovani di sinistra, giovani assolutamente ignari, come ero io in quel momento, però fu anche l'occasione per incrociare per la prima volta la realtà dei ragazzi della Siena Cattolica, che devo dire erano tutti molto più avanti e avevano già un'attrezzatura ideale, oggi si direbbe anche valoriale, forte per entrare nella discussione, no? Che era ovviamente anche una discussione esistenziale, cioè il grosso di quella rivolta generazionale aveva degli elementi di disagio per il mondo a cui sentivamo di non appartenere più e che volevamo cambiare, poi tutto il resto ancora non fa molto. L'altro file personale è di molti anni dopo, quando ero a Torino a dirigere la stampa, in qualche modo l'ha introdotto più ricordando che la stampa fu fondata da Alfredo Frassati. Io a Torino mi trovai mi sono imbattuto nella vicenda straordinaria di Alfredo Frassati, di cui cominciamo in quegli anni e poi si compì il processo di pianificazione, e di cui la Siena Cattolica rappresenta, come dire, il centro della vicenda di Alfredo Frassati e questa sua passione civile, questo grande impegno fatto insieme a molti ragazzi della Siena Cattolica. Forse può anche, come dire, la ragione dell'incomprensione con questo padre grandissimo, importantissimo, ma che aveva la missione di trasformare questo figlio nella continuazione di se stesso, e probabilmente per questo non riuscì a capire fino in fondo qual era la vocazione di questo giovane santo. Quando tu mi chiedi di politica, però mi dici la Siena Cattolica, quelle cose mi fa scattare. Ovviamente, diciamo, quello a cui ho dedicato gran parte del mio lavoro di giornalismo politico, cioè lo studio di un partito come la Democrazia Cristiana,
quarti del gruppo dirigente della Democrazia Cristiana di diverse generazioni veniva dall'Azione Cattolica, no? E anche in qualche modo lo studio dei movimenti cattolici erano vicini alla Democrazia Cristiana, che la popolavano e spesso la criticavano anche con una durezza che era più forte di quella dell'opposizione. Quindi anche quello che lo considero un modo di incrociare la vicenda dell'Azione Cattolica per la storia personale e professionale. Ecco, su questo punto, quei partiti lì, no? C'è peraltro un aneddoto divertentissimo, che è questo, un giorno De Michelis, lo ricordate, De Michelis, PSI, arriva alla sede del partito intorno alle 10.30, abbastanza addormentato dopo una notte in discoteca, e Craxi si arrabbia pesantemente e dice: i cattolici, facendo veramente riferimento a quelli che parlavi, i cattolici alle 8 hanno già letto i giornali sulla pianessa. Beh, devo dire che avendo conosciuto Craxi lo confermo un pochino questa aneddoto, perché Craxi si disperava per il fatto che tu dici di 10.30, ma fino a mezzogiorno e mezzo nella sede del PSI non c'era nessuno, perché facevano tardi la sera, non tutti avevano la passione che andavano come De Michelis, ma comunque trovavano un modo di parlare, cioè adesso facevano tardi anche semplicemente per parlare di politica. Però... queste sono le persone, no, proviamo a parlare dei valori. La DC e PC, gli SI, avevano un progetto culturale? Te lo chiedo perché abbiamo passato gli ultimi giorni a domandarci se 5 Stelle sono o non sono affini al mondo cattolico, con il direttore di Avvenire che dice di sì, quello di Famiglia Cristiana che risponde di no, e siamo tutti con l'antennino lì a capire lo sono o non lo sono. Un tempo non serviva l'antennino, perché era chiaro dalla storia che ogni... Allora, che progetto culturale questi grandi partiti ce l'avevano? Ma senti, paragonare i partiti della Prima Repubblica che io ho conosciuto nella fase finale, prima di tutto diciamo dall'82 e in poi, ai partiti e ai movimenti attuali, con tutto il rispetto, insomma, è un paragone impossibile. Il Partito Socialista, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, per citare i principali partiti della Prima Repubblica, nascevano dal patto del CLN, cioè erano, dalla clandestinità erano passati alla fondazione della Repubblica, e c'era in quel patto una sorta, non dico di parentela, ma quasi di consanguinità, passata l'esempio un po' avevano delle ragioni che la Democrazia Cristiana era il partito di cattolici laici impegnati in politica. Poi attenzione, non tutti i democristiani erano, come dire, conformati ai valori a cui si richiamavano, no, la DC fu un insieme molto, molto complicato, molto vasto. Noi che allora eravamo giovani giornalisti politici dicevamo che dentro la DC c'era di tutto, dai fascisti alle Brigate Rosse, che sembrava un'esagerazione, invece era vero, insomma, perché diciamo una parte gli ex deputati democristiani finirono poi dentro l'Alleanza Nazionale. E quando penso a un personaggio che forse voi avete conosciuto e che a me mi fa molta tenerezza di ricordare, come Luigi Granelli non era brigatista, ma lavorava ai brigatisti rossi e pensava che i brigatisti rossi avessero alcune ragioni da far valere nel loro modo di pensare di cambiare la società, che l'ha detto, era completamente sbagliato, insomma. Quando penso a quel periodo lì, penso per esempio a Vittorio Bachelet, no, cioè penso penso a Leopoldo Elia, penso a persone che avevano dedicato una parte della loro vita all'insegnamento, la vita, alla formazione giovani che non necessariamente dovevano andare in politica, ma dovevano avere un'attrezzatura mentale per essere cittadini, cioè per essere dei buoni cittadini. Quando io penso appunto a Bachelet e alle poterie, avevano questa caratteristica, insomma, cioè loro ritenevano che il compito di chi, di un formatore, insomma, di chi lavorava nella formazione, del professore dell'università, del docente, era quello di insegnare a essere cittadini, non semplicemente insegnare a essere
avvocati piuttosto che magistrati, piuttosto che dirigenti sindacali. Questa è una cosa importante. Ecco, gran parte di loro finirono poi in politica, ebbero dei ruoli importanti in politica, e lì fu uno dei padri, insieme a Mattarella, della legge elettorale Mattarella. E devo dire che oggi penso che potevo dire senza nessun sospetto che così di farlo per chissà quale ragione, ma penso che avere un uomo come Mattarella a Presidente della Repubblica in una fase complicata della vita del paese come questo è una garanzia per tutti, cioè non soltanto non solo per la sua esperienza, per le qualità personali, ma perché è un uomo che ha conosciuto personalmente il dolore perduto un fratello in quelle circostanze che sappiamo, e che io penso, io lo conosco da tanti anni, penso che Mattarella si è entrato in politica per quella ragione, insomma, cioè per rispetto a noi del fratello, la strada che era segnata da quanto lui è diverso. Allora, grazie. Enzo Bianchi, chiudiamo questa parte che ha a che fare con la storia. Possiamo dire che il progetto culturale della Democrazia Cristiana è la versione cattolica, e che quando finisce quella fase che è chiamata di liberalismo, finisce anche quel fiume con la portata di idee buone, di valori che poi a distanza di molti decenni ha portato anche alla fine del partito. Abbiamo raccontato spesso che c'è la crisi dell'associazionismo, per poco affronteremo questi temi. Abbiamo raccontato che c'è la crisi dei partiti, probabile che le due cose siano legate? Credo francamente di no. Credo che l'Azione Cattolica ha una linfa dentro che certamente, soprattutto nei tempi della mia giovinezza, era riuscita anche a fare il dono alla politica di persone che attraverso il loro tragitto erano diventati davvero delle persone con un progetto del bene comune, un progetto di una cittadinanza, e io credo che di quel periodo dobbiamo essere davvero estremamente, oserei dire, contenti e convinti. Però poi le cose sono mutate. Negli anni 90, quando ha cominciato la grande crisi dei partiti e della DC, se l'Azione Cattolica ha avuto delle difficoltà, non venivano certo dalla mancanza di propulsione. No, è il contrario. Il problema era che in quel momento quelle probabilità la Chiesa italiana non capiva bene l'Azione Cattolica. E l'Azione Cattolica l'ha sofferta. Questo è il problema. E bisogna avere il coraggio di dire. Per cui l'Azione Cattolica oggi si ritrova, io credo, a dover veramente, con Papa Francesco, le provocazioni che gli ha fatto, si trova in una condizione, oserei dire, di una ricchezza di possibilità senza fine. Permettetemi di essere chiaro: in un momento in cui tutti i movimenti ecclesiali perdono di propulsione generale, ma proprio perché erano movimenti ecclesiali sorti, attenzione a quel che dico, con una ipotesi settaria, tra virgolette, in senso buono, non come demonizziamo la setta, oggi questo non ha più presa sulle nuove generazioni. E allora noi vediamo che la propulsione, il numero dei movimenti ecclesiali si sta esaurendo. L'Azione Cattolica non è soggetta a questi flussi e riflussi, se lei è quello che deve essere. Perché lei deve essere davvero all'interno del laicato, io la vedo così, per il futuro, quella che assicura alla Chiesa di essere più che mai in dialogo e presente nella società. Io penso che noi siamo a un momento di mutamento terribile per molti aspetti della comunità cattolica.
ma sto vedendo per quello che mi è dato che fra 20 anni la forma della Chiesa e della comunità cristiana sarà molto differente. Ad esempio, vi do questa immagine plastica, la Chiesa è sempre fatta da una navata di cui c'è un santo dei santi riservato al clero, poi c'è la navata, poi sapete che c'è la soglia e poi c'è l'atrio. La navata si sta svuotando, cari fratelli e sorelle, ma crescono le persone della soglia e le persone dell'atrio, che fanno un riferimento a Gesù Cristo, ma non passano più con quelle forme della Chiesa oggi. L'azione cattolica, se deve essere, come ha detto Papa Francesco, vi ha detto, in missione, lo sia proprio stando su queste zone di frontiera, l'attimo e la soglia, per dare voce a uomini che hanno bisogno di sentire la testimonianza di Cristo. Ma, attenzione, una testimonianza offerta, proposta, nella libertà, è una proposta non totalitaria, non da militante. Pensiamo sempre alla vita di Gesù, smettiamola di leggere la vita di Gesù con la vita della Chiesa che abbiamo conosciuto. Quando leggete i Vangeli, alcuni hanno seguito Gesù e facevano comunità con Gesù, una ventina, 12 uomini, 6-7 donne, ci dice Luca. Poi c'erano i simpatizzanti. Poi c'erano persone che non volevano seguire Gesù, ha detto no, torna a casa tua, non ti voglio, sta dove sei. Altri ti ha lasciato a casa. La Chiesa è così, deve essere inclusiva, senza pretendere che tutti siano nella navata. Ora per me l'azione cattolica, essendo laicale, è il compito della missione verso la soglia e verso l'atrio, verso quelli che stanno. Pilastri, le quattro zampe che va dato nel suo immaginifico, lui riesce sempre a perforare anche le persone più refrattarie. Però attenzione, la formazione ci vuole, guai se non l'avete, e grazie alla formazione che voi avete potuto sempre in qualche misura riapparire nella Chiesa con una voce eloquente, nonostante le contraddizioni che vi sono state poste. Ma ci vuole anche questo coraggio della missione laicale, non clericale, in cui voi state sulla frontiera della società. Fate capire agli uomini che Gesù Cristo ha una proposta che è umanesimo, è umanizzante per loro. Perché o il cristianesimo è umanesimo o è falso cristianesimo. Voi, a voi spetta di farlo. Noi uomini siamo in retrovia, eppure oggi vi dico la verità, tante volte ho detto ai miei, stiamo facendo opera di supplenza, perché noi monaci dovremmo essere molto ritirati, sovente siamo noi che ci mettiamo alle frontiere, della soglia, dell'atrio, di quelli fuori, perché non ci sono altre voci cattoliche che hanno il coraggio. Non temete, abbiate coraggio e soprattutto fidatevi della generazione degli attuali ventenni. Saranno meno, ma sono capaci di fare. Ma come ci stiamo sulla soglia? Ci stiamo come i discepoli di Emmaus, cioè in un lavoro che è personale e a tu per tu con quelli che sulla soglia incrociamo, o ci stiamo alla maniera di San Paolo, organizzati, focosi, pubblicamente impegnati, anche magari con il rischio di diventare proprio molto lontani. Dobbiamo molto stare attenti. E poi c'è il tema dei sacerdoti e dei vescovi, perché se il Papa ama l'azione cattolica e i vescovi amano l'azione cattolica,
pubblica su giovani preti qualche dubbio a volte ci viene, perché la conosco. Io credo che non dobbiamo usare delle ottiche ideologiche. È chiaro che oggi l'evangelizzazione, missione, quel che volete, passa attraverso, vorrei dire, un modo cellulare, cioè molto personale. Sono i rapporti personali oggi che impiegano una persona a conoscere Gesù Cristo. Però non dobbiamo neanche pensare che questa evangelizzazione a cellulare, a rete, inter, non debba avere delle forme anche di organizzazione. Perché quando una cosa è soltanto selvaggia, si perde presto, si perde presto. Non bisogna avere delle ottiche contro le istituzioni. Il problema è che le istituzioni siano sempre al servizio della missione, sempre leggere e mai capaci di assorbire tutte le energie, perché quando le istituzioni assorbono loro tutte le energie, non abbiamo più le energie per l'evangelizzazione, diventiamo autoreferenziali e ci manteniamo da soli senza guardare fuori. Questo è il rischio per qualunque realtà nella Chiesa e nella società. L'altro problema che lei poneva, non voglio scusare i giovani preti, però attenzione, chi si è formato negli anni 90, quando io scrissi allora in un libro Ricominciare, in cui era una confidenza, in cui la Chiesa cattolica diventavano da figli privilegiati della Chiesa sovente a figli bastardi, perché altri erano i privilegiati e gli altri erano estremamente più combattivi, estremamente più visibili. E se non c'è nessuno che faccia segno dicendo attenzione, c'è la Chiesa cattolica, ma ci sono solo le altre realtà, queste persone non hanno guardato l'azione cattolica, non si sono interrogati e neanche oggi hanno voglia, sovente pensano qualcosa del passato, desueto, già sorpassato da altre cose. Il problema è ancora una volta, voi laici non dovete sempre essere solo quelli che vengono insegnati dai preti, imparate che nella Chiesa anche voi dovete insegnare il credo. Non solo con molta simpatia, senza giudizio, ma nella Chiesa o impariamo gli uni dagli altri, o non è la Chiesa di Cristo. Non è la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Gesù si impara gli uni dagli altri e anche le persone più periferiche, più emarginate, più scartate, hanno un messaggio per chi sta al centro. Anzi, chi sta al centro deve essere esercitato a raggiungere le frontiere, le periferie, altrimenti finisce in un narcisismo che non solo ha nulla di cristiano, ma che è umanamente mortifero. Io vedo una cosa, vi dico l'esperienza. Quando sono in giro e sovente nell'anonimato, è la maniera migliore per essere un cristiano che ha qualcosa da dire. Perché quando già pensano Enzo Bianchi, il priore, non mi chiamino a dar testimonianza perché erano tutti gli altri che non l'hanno mai. Non ho nessuna testimonianza da dare. Ma quando invece sono nell'anonimato, io vedo che i giovani sono sensibili alle cose umane, ai rapporti.
rapporti, sono in ricerca di senso, hanno bisogno di qualcuno che li guardi in faccia, che li guardi negli occhi, che li veda e stringa loro la mano. Invece noi abbiamo tutto un apparato ecclesiale ingessato. Ma come possiamo trasmettere il fuoco del Vangelo in forme che sono così ingessate e che chiedono sempre il riconoscimento prima che noi parliamo? Parliamo, se ci riconosceranno bene, se non ci riconosceranno aspetterà il Signore, ma noi non dobbiamo avere quest'ansia che è davvero un'ansia che ci può uccidere. In questo atrio di cui parlava prima Enzo Bianchi è successo negli ultimi anni qualcosa, no? Quantomeno che una delle due mani è impegnata in questo periodo, diciamo, con in mano un cellulare. C'è questa grande rivoluzione che è internet, che ha stravolto la politica, l'abbiamo visto, sta stravolgendo il commercio, il tassista addirittura. Ha una ripercussione, sicuramente ce l'ha una ripercussione anche su un mondo associativo come quello che l'Azione Cattolica vive. Che tipo di ripercussione è? Diciamo che l'avvento della rete, la diffusione di internet, il collegamento dei telefoni alla rete ha cambiato tutta la società moderna, no? Cioè, abbiamo visto cadere delle dittature e poi riproporsi grazie alla rete, no? Abbiamo assistito a delle rivoluzioni in paesi di Europa dell'Est che erano rimasti agganciati, vincolati, fortemente connessi alla Russia anche dopo la caduta del regime socialista. E dobbiamo dire che in Italia ha avuto delle ripercussioni particolari che sono diverse, per esempio, dalla Francia o dalla Germania. Perché in Italia è avvenuto, è accaduto, cioè lo sviluppo così veloce della rete, data diciamo gli ultimi 10 anni, è venuto in un momento particolare della vicenda italiana. Cioè, che cosa è successo? Facciamo un piccolo passo. Che cos'era non solo l'Azione Cattolica, ma il mondo cattolico nella società? In fondo era una rete che era innervata sulle parrocchie, che era innervata sui movimenti ecclesiali, che era molto legata a un sistema di valori, che si confrontava. Ce l'ha raccontata bene, faccio semplicemente una parentesi, una delle ragioni per cui sono lieto di aver ricevuto questo invito è che ho potuto rivedere Enzo Bianchi, che non vedevo da più di 10 anni, con cui veramente ricordo delle conversazioni proprio lì a Bosse molto molto sono molto importanti per me. Insomma, il mondo cattolico era questa cosa qui, cioè una base di valori molto forte, la fede, la passione civile, l'essere cittadini, un pezzo importante che andava diciamo dai preti alle gerarchie e tutto intorno una grandissima parte della società che era connessa a questo. Oggi adoperiamo molto spesso questo verbo connettersi, no? Ma quella società lì era molto connessa, no? Cioè, ed era connessa perché le famiglie funzionavano in un certo modo, perché la Chiesa funzionava in un certo modo, perché i movimenti dei giovani funzionavano in un certo modo. La rivoluzione della rete in Italia è avvenuta in un momento in cui tutto questo, cioè c'era anche Enzo, cadeva un po' fuori, no? Allora, tu citavi prima la crisi del Partito Cattolico, la Democrazia Cristiana, che fu una crisi, intendiamoci, se vogliamo, di sclerotizzazione, cioè c'era attorno al partito un mondo che premeva, che lo stimoleva a rinnovarsi, invece il partito non ci riusciva mai a rinnovarsi veramente, no? Per cui poi il travolgimento finale fu figlio di una cosa come da una storia come da Cattolico, che come sappiamo poi nel tempo, in questi 25 anni, è stata riletta anche criticamente, no? Perché il sistema dei partiti che cadde con Tangentopoli non era semplicemente un'associazione di corruzione, no? Cioè era anche molte altre cose, probabilmente l'elemento della corruzione era percentualmente molto molto inferiore ad adesso, cioè c'è molta più corruzione.
se non in quella, nella vecchia società, nella vecchia prima repubblica che viene dall'alto nella sua partitocrazia. Ma soprattutto, ovviamente, la crisi del periodo cattolico fonde ha determinato l'ammutamento del sistema istituzionale. Quando si passò dal sistema proporzionale al sistema maggioritario, il centro, che era il nuovo politico della Democrazia Cristiana, perse di significato, cioè abbiamo vissuto più di 20 anni a decidere se votare per il centro-destra o per il centro-sinistra. Questo passaggio qui è un passaggio storico importante che ebbe sulla distruzione della Democrazia Cristiana un effetto devastante, diciamo che fu il colpo finale. E abbiamo assistito in questi 25 anni a un diverso modo di porsi del rapporto tra cattolici e politica, no? Cioè, che cosa è avvenuto sostanzialmente? Tu facevi l'esempio della settimana scorsa in cui tutti insieme sembrava, se uno leggeva i giornali, che il Partito Cattolico fosse diventato il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle fosse il nuovo Partito Cattolico. No, poi è bastato aspettare qualche turno per scoprire che se la prendono con le ONG, no, che dicono che le ONG sono i taxi dei trafficanti e dei migranti, e quindi insomma ragionano con un'approssimazione che, se è la stessa della settimana scorsa, insomma non è il miglior viatico per conquistarsi l'attenzione del mondo cattolico. Io quando ho letto che alcuni giornali hanno anche scritto, ma sì, hanno delineato tutta una ragnatela di rapporti costruiti chissà da quanto tempo, io mi ho detto, ma pensare che sia così facile conquistare l'attenzione del mondo cattolico come la raccontano loro, francamente significa non conoscerlo, no? Cioè, perché bisogna ricordarsi appunto i tempi della DC per capire quanto il cumulo del mondo cattolico è forte su una struttura politica. Quindi diciamo, in questo modo è avvenuto il progresso della rete, e la rete, non dobbiamo nasconderci, ha tanti elementi positivi: velocità, diffusione del sapere, pensiamo alle persone che soffrono di handicap, per esempio, che ha cambiato la vita, però ha avuto un effetto disgregante sulla società, un effetto fortemente disgregante che ha fatto sì che, ecco, io ogni tanto mi interrogo, perché ma dove si può, cioè, volendo fare un paragone su un passaggio così rapido, un cambiamento così rapido della società civile, a cosa bisogna risalire? E mi viene in mente, io sono nato nel 1955, quindi 10 anni dopo la fine della guerra, ma mi viene in mente il passaggio, cioè la scuola dell'obbligo, no? Cioè io ho frequentato le elementari nei primi tempi della scuola dell'obbligo, no? E la scuola dell'obbligo era che io venivo da una famiglia, mio padre era laureato, mia mamma era laureata, quindi venivo da una famiglia fortunata, insomma, che mi ritenevo un ragazzo molto fortunato. Mia nonna era stata una delle 4-5 donne laureate in una città come Palermo, insomma, dove non arrivavano le donne, non venivano neanche mandate a scuola le donne dell'epoca di mia nonna, che era nata nel 1882. Io credo che, se vogliamo ragionare sul balzo in avanti, bisogna pensare a quell'epoca lì, cioè al passaggio da un paese che era con tassi di analfabetismo molto molto elevati a un paese in cui, grazie alla scuola dell'obbligo, nasce una generazione di persone formate, di persone che sono capaci di arrivare al compimento del titolo di studi, di persone che capiscono quanto è importante formarsi. Ma il percorso è virtuoso allo stesso modo? No, assolutamente, perché ovviamente lo stacco che c'è, cioè la generazione che non è, oggi si dice nativo digitale, la generazione che non è nativa digitale, che è tutto quello che sta prima, è quello che viene dopo, è uno stacco brusco, in alcuni casi antipatizzante. Con che cosa succede? Dobbiamo metterci d'accordo una volta per tutte su come funziona la rete. Guardate che in questo momento la rete funziona in modo pericoloso, perché la rete funziona che si butta una bugia nella rete, la si fa crescere. Il problema, certo, lo dire a un giornalista, insomma, qualche titolo per parlare di notizie vere ce l'avrà, insomma, il nostro mestiere che ci obbliga, non solo professionalmente, ma eticamente, a controllare le fonti, a controllare.
trovare una notizia, a mettere a confronto opinioni diverse, cioè a offrire al lettore, all'ascoltatore televisivo, al frequentatore di siti digitali, a offrire un insieme che possa servire a fargli formare un'idea della notizia, non a imporre la nostra versione delle cose, no? Questo è il genere del buon giornalismo, non sempre praticato, ma le regole che sono queste. Ecco, la rete funziona esattamente al contrario: si butta una bugia nella rete, la si fa crescere, la si fa montare, e grazie a quella bugia si finge che la gente pensi quella cosa lì. E naturalmente, perché è il contrario di quello che tu dicevi, perché questo accade? Perché non ci sono gli strumenti critici, cioè non, la rete è autoriferita, non può essere messa in discussione, quindi c'è un grande lavoro da fare, cioè un lavoro collettivo, perché basterebbe dire chi l'ha detto, l'ha scritto la stampa, l'ha scritto il Gazzetto, e se non mi fido perché c'è un motivo, ma evidentemente con la grande stampa non c'è, altrimenti se non è nessuno che l'ha detto forse è il caso di dubitare. Altrimenti certo è il caso di dubitare, però il punto è che se cresce, diciamo, una forma di fidenza che è alimentata della posta, e quindi se si comincia a dire che i politici sono tutti ladri e corrotti, che la Chiesa è uno strumento di potere, che le aziende non producono ricchezza ma servono semplicemente ad arricchire delle persone immorali che non hanno nessun rispetto della gente, eccetera. Insomma, se tu costruisci, sto dicendo non sto esagerando, sono le cose che noi leggiamo. Abbiamo visto il caso della sorella della presidente della Camera Boldrini, che è morta anni fa e che invece gira su internet e poi devo fare la volta le cose che vuole fare la lei, che ci sono degli esempi di questo genere, però ci vuole a un certo punto il coraggio a cui si riferiva Enzo Bianchi, ci vuole il coraggio di opporsi a questo. Naturalmente può fare un'associazione con l'associazione come l'Azione Cattolica, perché ha dentro di sé tutti gli elementi di motivazione, di passione, di valore per farlo. Posso poi può farlo il singolo, ovviamente, ognuno di noi nel suo lavoro può cercare di opporsi a questa base. Quello che dobbiamo sapere è che in un paese come l'Italia la diffusione della rete cade in un momento difficile, cioè c'era già in corso una disgregazione del sistema politico, c'era già in corso un paese che attraversa 10 anni di crisi economica come l'Italia, è un paese in cui si diffonde a un certo punto una perdita delle speranze, no? Cioè tu cominci a pensare che qui non cambierà mai, ma qui ma ci stanno prendendo tutti in giro. Cioè, allora questo è un terreno fertile per introdurre un processo come quello a cui stiamo assistendo. Bisogna cominciare a scappare, io penso questo, cioè le persone che credono in qualcosa, le persone che hanno dei valori, le persone che hanno una fede, le persone che sono impegnate nella società, le persone che sono impegnate nel proprio lavoro, devono cominciare a scappare lavorando sulla rete, mettendoci, considerandolo uno dei principali impegni della loro vita, perché altrimenti assisteremo a un capovolgimento, cioè vivremo in un paese che crede di essere un'altra cosa da quello che è. E per questo punto, Enzo Bianchi, l'Azione Cattolica può avere un'opinione? E l'opinione dell'Azione Cattolica di chi è? Della Presidenza, del Presidente, del Consiglio? Sa perché ve lo chiedo? Perché negli anni del berlusconismo, io in quegli anni là ero nel cosiddetto settore giovani, no? Dove le spinte magari sono anche un po' più forti, e si sentivano su talune cose che accadevano la voglia di intervenire, e si diceva: ma l'associazione non parla, non dice? E magari quando diceva c'era chi diceva da dentro l'associazione: ma perché lo dite? Ma non è giusto che lo diciate, non siamo qui per questo. Cioè la politica, la passione politica era entrata dentro, in un modo o in un altro, dividendo, spaccando l'associazione. Senza contare ovviamente poi il fatto che l'Azione, ieri Papa ha detto: meglio chiedere perdono che permesso, no? Cioè fate, è sempre difficile chiedere perdono quando bisogna chiederlo magari ad un vescovo. Però in generale il tema è quello, la prudenza di certe posizioni, perché comunque la
tua vita è un contenitore ecclesiale, il più importante. Allora, mettendo insieme le parole del Papa di ieri che tracciano il futuro, mettendo insieme la storia, mettendo insieme il buon senso, la necessità di dire cose sulla realtà che cambia, la C può avere un'opinione e di chi è questo tipo? È giusta la domanda che tu fai, però rischia di essere molto teorica e credo che percorrere la via di cose teoriche delle idee non ci serva molto. Se l'azione cattolica crea uno spazio di libertà, di confronto, di dibattito, può darsi benissimo che le espressioni finali siano anche divergenti e non siano riassumibili in un'opinione. Io ho sempre paura dell'espressione opinione, perché la possiamo caricare di significati diversi. Ma se l'azione cattolica è questo luogo di scambio, di confronto, di libertà, in cui si può anche sbagliare, ma attenzione, si sbaglia magari nella forma con cui si dice, ma non si sbaglia a partire dai principi che ci vengono dati dal Vangelo. Il problema è, siamo davvero ispirati dal Vangelo all'origine delle nostre posizioni o da quelle fa parte di una tattica? Perché è chiaro, lei, tu hai fatto prima un esempio e io non voglio entrare con l'esempio del Berlusconismo se bisognava dire una parola o no. Certamente molti l'hanno detta nella Chiesa e l'hanno pagata per averla detta. Quindi non è importanza se poi si paga. L'importante è che quella posizione sia dettata dal Vangelo, ispirata dal Vangelo, perché il Vangelo è Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Vangelo. Non c'è un Gesù Cristo ideale, fabbricato, di cui possiamo dire la cosa più cara che abbiamo nel cristianesimo è Gesù Cristo. Bello slogan, ma se poi Gesù Cristo è il frutto di una mia proiezione e non è il Cristo del Vangelo, io sono un idolatra, non un cristiano. Quindi il problema è affermare il programma del Vangelo. Questo ci fa una libertà enorme. E anche se si sbaglia, ma se si sbaglia semplicemente nell'intervenire, ha ragione il Papa Francesco, il quale dice bisogna avere il coraggio di osare. Però a me prenderebbe che l'azione cattolica si ponesse delle domande estremamente più radicali e semplici. Io mi attenderei questo dall'azione cattolica, intendo come movimento laicale che sta nella Chiesa locale, che non ha una mistica particolare, non ha una spiritualità particolare, non ha dei fondatori da idolatrare, è l'azione cattolica, che è l'azione della Chiesa quotidiana, Chiesa locale, certamente oggi plasmata dal Vaticano II, basta. Ma le domande che l'azione cattolica dovrebbe farsi è, là dove noi siamo, noi riusciamo a creare più fiducia negli altri con cui veniamo a contatto? Quando l'azione cattolica incontra gli uomini del nostro tempo, gli uomini alla fine dell'incontro dicono: ho incontrato questi, ho più fiducia nella vita, nella terra, nel domani, nel mondo, negli uomini di ieri. Oppure riuscite a dare speranza in una situazione di un mondo in cui abbondano le paure e in cui, come diceva prima giustamente, il rischio è di essere frustrati e non voler più sperare? Ma il nostro compito di umanizzazione parte di lì. Noi vogliamo essere quelli che destano fiducia.
quelli che destano speranza. Se poi alla sera, poi ognuno di Azione Cattolica va a dormire e dice: io oggi sono riuscito a dare più fiducia a una persona, ce n'è d'avanzo, ce n'è d'avanzo. Non dovete fare nulla di più come testimonianza cristiana, ma partite da quello che è semplice ed è possibile a tutti. Questo è quel che ha bisogno la società. Vi parlavo prima di Navata, di Soglia, di Atrio. Vorrei anche dirvi, dopo l'Atrio c'è la piazza. Abbiate il coraggio di essere sulla piazza, di accompagnare gli uomini in questa loro debolezza, in questo momento in cui mancano punti, non dico principi, non è vero, perché l'immagine di Dio che Dio ha consegnato agli uomini creati non verrà mai meno, che siano cristiani o no, quell'immagine è imperitura, è la dotazione che Dio ha fatto all'umanità. Ma invece, semplicemente, tra tante paure, aiutiamo a sconfiggere le paure, tra tante situazioni di poca fiducia, riusciamo ad aiutare le persone ad avere più fiducia? Guardiamo, ci siamo tutti nomadi e su quella piazza ci incrociamo e nessuno di noi può pretendere di avere qualcosa più dell'altro. Ma se l'altro ci conosce in questa volontà di dar fiducia, di dar speranza, e se vede dei frammenti di amore nella nostra vita, basta quello perché lui capisca che il Vangelo forse ha una parola che lo intriga come uomo, come umanità. Sacrificio, studio, formazione. Parliamo un attimo del sacrificio, perché è una parola vecchia, no? È una parola vecchia, antica. E allora faccio fatica a coniugarla. Lo so. Anch'io, quando ho letto, mi sono trovato la parola sacrificio, ho avuto un momento di difficoltà. Perché? Perché a parte che oggi è una parola desueta, che più nessuno comprende, ma che anche ha una certa, diciamo così, capacità intellettuale, sa che dopo gli studi di Girard e di tanti altri, nel nome del sacrificio, si è davvero deturpata l'umanità. Allora bisogna decodificare il Papa. Il Papa ha un linguaggio, io un po' lo conosco, quindi non presumo di interpretarlo legittimamente, ma insomma lo conosco abbastanza. Lui al posto di quel sacrificio si poteva mettere la parola aver cura, spendere la vita, dare se stessi. Allora è chiaro che nell'azione cattolica non basta che ci sia la formazione, non basta che ci sia la preghiera, non basta che ci sia l'apostolato, la missione, ma bisogna saperla pagare. Ecco, nell'azione cattolica la sappiamo pagare quando ci è chiesto di pagare, pagare con la nostra vita la testimonianza che facciamo, la testimonianza della società in cui bisogna operare con molta resistenza, come diceva prima Marcello, ma anche nella Chiesa in cui alcune volte va pagata e dobbiamo pagarla. Perché senza questa capacità di pagare le idee, le posizioni, i comportamenti, noi non siamo credibili, non siamo credibili, siamo ideologici. Quindi il Papa intende quello che nel Vangelo si dice: spendere la vita per gli altri, aver cura per gli altri, pagandola di persona. E non significa sempre il sacrificio qualcosa di cruento, ma pensate solo il sacrificio dei sacrifici più vero, dare la propria presenza. Noi siamo in un mondo in cui nessuno dà la propria presenza. Abbiamo fretta, nessuno sa dare il tempo.
Allora se io do la mia presenza a uno scarto nella società, a un malato, un handicappato, un vecchio, ce n'è da pazzo. Questo è spendere la vita, questo è il sacrificio cristiano. Lasciate perdere a volte le espressioni linguistiche che non sono all'altezza, anche da parte del Papa, di quel che vuol dire. Ma parliamo di una parola che è stata una tradizione dell'Azione Cattolica, quindi bene ha fatto il Papa a lasciarla così com'era senza autorizzarla, anzi ci ha fornito la possibilità di spiegarla per meglio. Siamo quasi alla fine, ci prendiamo qualche minuto in più rispetto all'ora che ci siamo dati. Volevo chiedere ancora a Marcello Sordo, abbiamo parlato della politica, abbiamo parlato della comunicazione e io volevo parlare della società, perché la mia esperienza di dare tempo, no, che non sia per me, non in parte dell'Azione Cattolica, l'ho imparata quando a un certo punto ci sono entrato, mi hanno chiesto anche di avere delle responsabilità e così via. I ragazzi, gli adulti, massacrati come siamo con i tempi, no? In una città come Roma, per spostarsi da una via a via ci vuole un'ora, moltiplicate per tutti gli impegni della giornata, ha ancora senso proporre questa cosa, realisticamente parlando? A volte ci sono dei ragazzi con gli amici e associano l'Azione Cattolica e rispondo, e dove vado a comprare quegli sconti? Perché ormai dell'associazione della tessera, e che io do la tessera e mi date lo sconto. Qui ho una tessera per starci, per dare un tempo. È un concetto di tre consumistico. Questo ultimo esempio che hai fatto è secondo me molto figlio del tempo che stiamo vivendo, perché se vogliamo concludere, cioè portare un po' avanti il filo che veramente abbiamo ripercorso questa sera, che cosa è successo? No? Cioè è successo che a un certo punto è arrivata di un rapporto che passava attraverso grande partito cattolico, il mondo cattolico, la Chiesa, si è trovata in una situazione di sfruttamento, no? E nello stesso tempo si è trovata pressata dal sistema politico, non quest'ultimo, insomma, quello degli ultimi anni, pressata dal sistema politico con lo stesso criterio che tu hai appena descritto. Dimmi che ti serve, basta che cambio di tempo i voti, no? Cioè, se noi pensiamo che cosa è stato il rapporto dei governi di centro-sinistra e dei governi di centro-destra negli anni tra il 94 e il 2011, il rapporto tra questi governi, quindi gli schieramenti politici che li rappresentavano, e il mondo cattolico, e il Papa, e le gerarchie, cioè certamente francamente si precipitava nel ridicolo, no? Cioè, purtroppo si precipitava nel ridicolo rispetto a situazioni tragiche, no? Se vi faccio solo un esempio, ma voi vi ricordate il balletto indecente che ci fu attorno alla tragedia di Ioana Englaro, i giorni della morte di Ioana Englaro? Dico il balletto indecente a colpi di decreti scritti frettolosamente, non firmati, che dovevano essere portati in Parlamento, a cui poi si oppose un Presidente della Repubblica laico come Napolitano, in nome della decenza, credo, perché insomma stavamo assistendo a una terribile tragedia, una tragedia familiare, una tragedia di una ragazza, una tragedia anche di valori, perché anche quelli che spingevano per la morte di Ruanda si rendevano conto di fare qualcosa di tragico, e attorno c'era un balletto vergognoso, ma non, vedete, non lo dico solo per sentimento anche per lo scogliano, perché poi ci sono stati momenti in cui anche il centro-sinistra ha liberato tutti i suoi limiti, tutta la sua insufficienza, no? Cioè, a un certo punto Prodi disse una frase che secondo me è stata mal interpretata, no? Dice, bisogna essere cattolici adulti, e fu interpretata come una frase contro le gerarchie, no? Mentre in realtà secondo me è una frase rivolta ai cattolici, dove si trovava vicini, si rendeva conto che non erano adulti, insomma, cioè non erano consapevoli. Quindi questa cosa che tu hai detto, certo, cioè c'è ancora bisogno, c'è spazio, dare il tempo, dare l'impegno, ci mancherebbe, no? Cioè, se uno si dovesse fare fermare dal traffico automobilistico, come il paradosso che tu hai citato, o dalla barbarie che vediamo insorgente che ci circonda in questa fase,
allora non avrebbe senso, ma non avrebbe senso nessuna delle cose che noi facciamo, non avrebbe senso il nostro lavoro, la nostra famiglia, il nostro rapporto con i nostri figli, insomma, cioè, quindi bisogna sempre fare uno sforzo in più, insomma, non servono tante esortazioni, ma io stasera ho ascoltato di Enzo che le fa con una passione, secondo me è ineguagliabile, no, ma bisogna considerarlo una cosa naturale, cioè come se non farlo, non impegnarsi, significa far perdere il senso non solo alla nostra esistenza, ma anche a quella degli altri. Siamo alla fine, due cose al volo. Temi come, non so, la maternità surrogata, la maternità in affitto. È probabile che nelle nostre parrocchie ci troveremo ad avere a che fare con coppie omosessuali che portano nel gruppo d'azione, che non succederà domani, succederà nei prossimi dicembre, un bambino che è stato pagato, comprato da qualche parte del mondo. Come ci si pone, per esempio, davanti a due papà o a due mamme che hanno fatto una cosa che, se pensava quella mamma, è abominevole? E le faccio questo esempio, come dire, in rappresentanza di tutti quei casi estremi che oggi ci troveremo vivere nella nostra vita, e che il Papa in qualche modo ci anticipa quando dice: se siete popolari, peccate dei problemi che nel vostro essere popolari avrete. Permettetemi di essere sintetico dicendomi due cose. Su tutti questi temi che tu hai evocato, ma dietro i quali ce ne stanno tanti altri, io vorrei che i cattolici imparassero una cosa che mi sembra non hanno ancora imparato, che quando parlano sulla piazza, sul lavoro, non devono assolutamente far ricorso né alla fede, né a dottrine, né a formule teologiche, perché in questo caso si meritano di essere tacciati di essere dei talebani, e se lo meritano. Se noi siamo convinti delle cose, dobbiamo tradurre in termini antropologici, di umanesimo, che anche i non cristiani capiscano. Se noi continuiamo così, noi non ci facciamo capire, e per noi portiamo l'eteronomia della legge di Dio. Ma se gli altri non credono, perché devono assolutamente credere, ce l'ha detto Dio? Noi dobbiamo dare ragioni di umanesimo. E per l'uomo, per l'umanizzazione, però in affitto è davvero qualcosa che è una contraddizione, ma dobbiamo far capire queste cose, e noi oggi non siamo capaci di farlo. Seconda cosa, ve lo dice un anziano, permettetemi adesso che mi invochi l'anzianità. Vi ho detto che sono stato un cattolico tridentino dotto, rigoroso, in un mondo in cui nella Chiesa certe cose non si nominavano neanche. Le cose che tu hai detto non sarebbe stato impossibile evocarle come linguaggio. Non si avrebbe il coraggio di usare la parola omosessualità, ma si bisbigliava qualcosa quasi a paura. Il mondo è cambiato. Noi cristiani dobbiamo pigliare atto che la società è cambiata, che ormai noi dobbiamo fare con degli uomini che hanno forme plurime di convivenza. Una volta che loro ci sono davanti a noi, sono dei fratelli e delle sorelle fatti a immagine e somiglianza di Dio, e dobbiamo rispettarci e come la legge è infratta. Non dimentichiamoci questo Evangelo: quando la legge è infranta, il cristiano fa negare la misericordia, e basta la misericordia. Quando la legge è infranta, fa negare la misericordia. 30 secondi soltanto,
la preghiera del largo. Il Papa dice non clerarca. Il legato, e poi c'è il tema della preghiera del laico. Com'è la preghiera del laico che non è evidentemente quella che invece del clero e dei sacerdoti? Io lo chiedo perché penso che sia una questione che molti vivono solo per il letto, dovendo anche questa integrata con la giornata. Guarda che il Vangelo è molto più semplice. Il Vangelo ci insegna come pregare, il Vangelo ci insegna come respirare una vita di ricerca del Signore, il Vangelo ci ispira la carità. Non temiamo, perché per ciascuno di noi può darsi che si aprano cammini impensati quando noi siamo con un altro viandante sulle strade, soprattutto nella preghiera. Io avevo imparato dalla mia famiglia, che non eravamo cristiani, tutta la mia famiglia non era cristiana, attenzione, ma chi mi fece crescere e che sentiva mio padre bestemmiare mi diceva non giudicarlo, perché lui bestemmia solo quando si indigna e quindi è come la collera di Dio, non è qualcosa contro di lui. Impariamo anche questo, quello che noi pensiamo degli altri come bestemmia, sovente una preghiera. Impariamo a guardare gli altri come li vede Dio, non come li vogliamo vedere noi. Il problema del laico è: devo o no rispettare delle leggi, devo o no riconoscere delle realtà che non condivido? Questo è quello che tu mi hai chiesto, no? E io credo che la risposta del laico è che meglio una legge parziale che nessuna legge, no? Cioè è vero quello che dicevamo, la società moderna ci pone di fronte a delle novità che confliggono con i nostri valori, no? Che magari in questo momento confliggono di più, perché poi dentro ognuno di noi c'è una forma di conservatorismo, ma che magari tra 10 anni, tra 15 anni, tra 20 anni confliggeranno, almeno però attualmente confliggono. E noi diciamo, ma è meglio che questo sia regolato o che non lo sia, cioè, perché naturalmente nell'introduzione della regola prendiamo, tanto per non fare un esempio, l'unione civile, e la discussione che si fece sull'unione civile a proposito della stepchild adoption, cioè rispetto al fatto che una coppia di fatto, una coppia gay, potesse all'interno di una coppia gay uno potesse adottare il figlio dell'altro, alla fine questa seconda parte della legge non fu approvata. Io penso comunque che l'approvazione di quella legge, ovviamente una legge che confligge con i valori cattolici, sia stata un passo avanti, no? Cioè, e abbia consentito di realizzare delle situazioni di felicità che prima non c'erano. Sarà difficile abituarsi a mettere in caso fogata. Cioè, lì c'è un valore che viene deviato, ferito. La maternità surrogata così. La stepchild adoption poteva essere anche quella. Però dico, la maternità surrogata così come le OGM, tanto che non le OGM, attenzione, le OGM, cioè la manipolazione genetica delle piante, delle coltivazioni, sono tutti terreni su cui ci si sta avventurando, non sapremo dove si andrà a finire, ma però anche lì una regola è meglio di nessuna regola, no? Perché quando c'è nessuna regola, innanzitutto si stabilisce che se c'è nessuna regola il ricco può fare quello che vuole, no? E gli altri no, mentre le regole tendono, diciamo, a rendere possibile quello che è possibile per tutti, no? Cioè, naturalmente il possibile non sempre può essere condiviso, no? Cioè, noi siamo di fronte a questa difficoltà, no? Cioè, così come in passato lo fumo rispetto al divorzio o rispetto all'aborto, all'interruzione di gravidanza, cioè ci sono dei momenti in cui la società si trova
più avanti se vogliamo, o più indietro, più avanti, secondo i punti di vista, o più ma sulla terena sulla gamba è più. Sì, sì. Su quello non c'è. No, non è nessuno. Non c'è nessuno. Io ho fatto un esempio per l'OGM, che invece, come sai, c'è un punto di discussione, invece, con l'OGM servirebbe la sua mano d'archite, insomma, ci sono veramente di propaganda. Ma detta sulla gamba, certe volte è un po', diciamoci. Chiudiamo con questa domanda che vale per tutte e due, cominciamo dal direttore Sorgi, e cioè come vede l'Azione Cattolica, anzi, qui sta per nascere un nuovo consiglio, una nuova presidenza, eccetera, eccetera. Come vede l'Azione Cattolica dei prossimi anni? Dove? Ma, diciamo che per certi versi dovrebbe il posto in cui è stato in questi 150 anni, cioè dentro la società e dentro i cambiamenti della società. No? Se dovessi fare una previsione, ma così. Una cosa di sentimento più che di razionalità, io vedo che c'è più spazio per l'Azione Cattolica nella società di questo tempo, cioè che si stanno aprendo degli spazi nuovi, difficili, come questi ultimi di cui abbiamo parlato, in cui l'Azione Cattolica può trovare più facilmente un ruolo rispetto, non so, a una chiesa che naturalmente va più bene. E ho visto che tu questa sera hai citato molte volte il Papa, no? Cioè, il Papa è sicuramente più avanti di tutti, no? Ho guardato con gli occhi di un giornalista, di un osservatore quotidiano della realtà, il Papa è più avanti della Chiesa, ma è molto più avanti della società, insomma, nel senso che vede dove stiamo arrivando, lo vede prima degli altri e lo dice, mentre prima, lo ricordava anche Enzo, prima certe parole si disvigliavano, no? E invece il Papa le dice a voce alta, certe volte le grida. Quindi questo per la Chiesa Cattolica è un grande incoraggiamento. Grazie, bacio di soldi. Tra l'altro qui, come sappiamo, inizia il triennio nuovo per quanto riguarda, insomma, il settore nazionale, la dimensione nazionale, ma siamo anche all'inizio, già avviato delle fasi necessarie parrocchiali, quindi è tutto un divenire. Penso che sia un momento in cui avete grosse chance. Grosse chance. E per il pontificato di Papa Francesco, ma anche per le cose che vi dicevo prima, perché nell'assetto attuale delle componenti ecclesiali voi siete una possibilità estremamente quotidiana, ecclesiale, libera, che potrete dare davvero quella maturità al laicato che altrimenti difficilmente la trova. Voi dovete essere questa forza del laicato che sa stare ai bordi della società e che ai bordi della società sa inoculare dei messaggi che possono essere recepiti. Se voi lo fate come cattolici semplici e fedeli e con una forza come quella dell'Azione Cattolica che vi viene data anche dall'approvazione, si spera, benevola da parte dei vescovi e da parte dei parroci, voi avete chance che altri nella Chiesa oggi non hanno, ve lo dico, neanche noi monaci oggi abbiamo grande chance nella Chiesa. Credo che tutto ritorni al laicato e l'Azione Cattolica ne è la forma più coerente con il Concilio Vaticano II e la Chiesa locale. Altrimenti in casa si sentono servi e schiavi.
è una parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni.